Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è arrivato a Valdengo per ricevere dalle mani del sindaco Roberto Pella la cittadinanza onoraria per il grande impegno che il numero uno dello sport italiano ha profuso negli ultimi anni per valorizzare anche i piccoli comuni. Oltre a Malagò è stato insignito della stessa onorificenza Gianfrancesco Luppatelli, presidente di ACES Europe, la federazione delle capitali europee e delle città europee dello sport. Davanti a più di 400 bambini delle scuole elementari e medie, i due ospiti hanno inaugurato il campetto polifunzionale intitolato all'inventore dei giochi olimpici moderni Pierre de Coubertin e l'area del giardino delle scuole elementari per ricordare il grande impegno del 2012 che ha permesso a Valdengo di essere città europea dello sport. Cosa rappresenta per lei questa cittadinanza onoraria a Valdengo? È una cosa speciale, una cosa diversa. Ovviamente ringrazio la città, gli amministratori di maggioranza, di opposizione. Insomma, simbolicamente è una cosa che insomma, mi fa riflettere, perché sto cercando sul territorio di impegnarmi il più possibile, penso, per valorizzare quello che è il ruolo fondamentale nel nostro mondo. Oggi Valdengo però in realtà rappresenta un'enorme comunità di piccoli comuni che cerchiamo il più possibile di ricordare, perché poi sono la spina dorsale dello sport italiano, che ha la sua forza proprio in queste realtà. Quanto sono importanti proprio i territori non capoluoghi? Ma noi avevamo iniziato con la capitale europea dello sport nell'anno 2000 con Madrid, e la capitale europea dello sport è una l'anno. Nel 2015 per esempio è stata Torino, poi Cardiff, quest'anno è Marsiglia, il prossimo anno sarà Sofia. Dopo questo impegno abbiamo iniziato nel 2007 a dire: ma perché solo la capitale europea dello sport? E sono nate le città europee dello sport, in ogni paese ce n'è minimo una, massimo quattro come l'Italia, di varie dimensioni. I presidenti di CONI e ACES Europe, Malagò e Luppatelli, con il sindaco di Valdengo Roberto Pella, hanno poi raggiunto la filatura e tessitura di Tollegno. Accompagnati dai titolari Lincoln e Giovanni Germanetti, hanno visitato la filiera dello stabilimento, esprimendo grandi apprezzamenti per l'eccellenza della produzione. Come ha detto il presidente del CONI, sono rimasto veramente entusiasta e stupito di questa realtà. Sì, noi ci siamo sempre stati. Abbiamo una bella storia, una bella tradizione, cerchiamo di portarla avanti. Siamo molto contenti di questa visita, che comunque ha delle affinità con quello che facciamo noi, perché il presidente Malagò è il rappresentante dello sport, dell'italianità sportiva in tutto il mondo. E noi, attraverso i nostri filati, i nostri tessuti, abbiamo anche noi la nostra connotazione sportiva, di performance e di tecnicità. Quindi siamo molto contenti di questo incontro e questa conoscenza reciproca. Ecco, in realtà che abbiamo percorso abbiamo visto anche veramente un ambiente sereno da parte di tutti. Questa è una cosa che emerge molto bella. Sì, questo è una delle cose più importanti, lavorare in un ambiente sereno, lavorare in gruppo dove si condivide tutto. È un po' il segreto del successo, ed è grazie alle persone del territorio che noi siamo un'eccellenza italiana, biellese, che vende in tutto il mondo. Il sindaco di Valdengo, Roberto Pella, ad avere avuto il merito di portare il presidente del CONI qui sul territorio, ovviamente avergli poi fatto conoscere questa realtà. Beh, Valdengo veramente emerge come sport sempre di più in questi ultimi anni. Sì, indubbiamente sono felicissimo di avere come concittadino Giovanni Malagò, che è una persona non solo stimata a livello nazionale ma internazionale. Ricordo che le Olimpiadi si sarebbero vinte per l'Italia. Io sono stato lì e ho visto quanta attenzione c'era da parte dei membri CIO in quella che era la candidatura che Giovanni Malagò aveva portato avanti. Quindi un uomo non solo credibile nel contesto nazionale e internazionale, ma soprattutto che ha fatto molto a livello italiano di rilancio dello sport. Io ho voluto sottolineare anche oggi nella nostra cittadinanza onoraria il ringraziamento per la sua attenzione che ha verso i comuni italiani, in modo particolare per quelli piccoli, perché lui considera Roma alla pari di Valdengo, e questo credo che sia un grande valore aggiunto.